E a proposito di cose belle, ne stavamo parlando proprio con Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di San Francesco. Eccoci collegati con lui. Pace e bene, Fra Giulio, benvenuto. Grazie, buongiorno, signori, Ecco. dia pace, buongiorno. Stavamo parlando appunto del cortile di Francesco 2024, di questi appuntamenti. Siete partiti ieri, proseguirete fino al 22 settembre, poi magari sul finale faremo un accenno. Volevamo però con lei puntare l'attenzione su una mostra molto bella, una mostra fotografica dal titolo Incontri che lasciano il segno, la cartola scritta da San Francesco alla Verna. È stata inaugurata lo scorso 1 agosto nel chiostro superiore di San Sisto IV della Basilica appunto di San Francesco di Assisi. Ci porta alla scoperta di questa mostra, Fra Giulio. Bene, anzitutto allora un saluto a tutti e grazie di questa opportunità di condividere questa esperienza, questo tesoro che è la cartula. Allora, la cartula è un biglietto di pergamena, è un foglio di pergamena che Francesco ha scritto di sua mano e questo è, insomma, pare che non sia una leggenda, cioè è una cosa proprio vera, che Francesco ha consegnato a Leone, a frate Leone, suo compagno, dopo l'episodio delle stigmate alla Verna. Quindi questo biglietto sta per compiere 800 anni nei prossimi giorni. E questo biglietto, benché sia molto piccolo, cioè veramente 11 centimetri per 7, cioè proprio, sì, è una cartolina, ecco, non so come dire, la dimensione di una cartolina più o meno. Non so se si sa ancora cos'è una cartolina, però... Adesso mi viene il dubbio, dico, ma che cos'è una cartolina? Comunque, insomma, un biglietto abbastanza piccolo e questo biglietto ci parla di Francesco perché? Perché da un lato all'inizio Francesco, dopo l'episodio delle stimmate, ha scritto una preghiera al Signore, no? E questa preghiera è conosciuta come le lodi di Dio Altissimo ed è uno dei vertici della preghiera cristiana, perché Francesco non dice mai io, dice soltanto tu, no? Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei carità. Tu sei pazienza, quindi si rivolge a Dio parlando solo del Signore, no? E i vertici in questo senso, nel senso che Francesco non prega per avere qualcosa, ma prega perché, come dire, è rapito, è stupito, è meravigliato, è conquistato dalla bellezza, dall'amore del Signore, no? In questo senso la vera preghiera non è dire le preghiere, ma è andare all'incontro, no, dell'altro che è il Signore. Allora, in questo senso è il vertice, è uno dei vertici della preghiera cristiana perché è tutto fuori Francesco, è come se è proprio sulla soglia del suo essere per andare incontro al Signore. Quindi questo. Dall'altro lato poi di questo foglio di pergamena c'è la benedizione a Frate Leone, perché gli anni in cui Francesco riceve le stigmate, insomma, gli ultimi anni della sua vita sono stati anni un po' difficili per Francesco e per i suoi primi compagni, tante tensioni all'interno dell'ordine, tante incomprensioni. E Leone probabilmente ne risentiva, no? Essendo un compagno fedele di Francesco. E quindi Leone, insomma, un po', dicono le fonti, era un po' tentato di scoraggiamento. E Francesco, grazie anche alla sua ricchissima umanità, e gli scrive questo biglietto in cui c'è una benedizione. Le parole sono la benedizione di Aronne, no? Quella che Aronne dava ai figli di Israele nella Bibbia. E Francesco l'adatta. E in questo senso è molto bello che Eccoci, vabbè, il. questo è un attimo, adesso ripristiniamo il collegamento. Intanto che torniamo a collegarci con Fra Giulio, la mostra, c'è una presenza importante, storico e curatore della stessa, Attilio Bartoli Langeli. Allora, prima di tornare a collegarci con Fra Giulio, vogliamo proprio ascoltare un estratto di una intervista proprio allo storico Bartoli Langeli a proposito di questa mostra. La mostra è fatta per l'occasione del centenario delle stimmate, ma su un fatto che è avvenuto subito dopo la stigmatizzazione di Francesco, e cioè la scrittura da parte sua, di propria mano, di Francesco, delle lodi del Signore per il grande beneficio che gli ha conferito appunto le stimmate.
queste lodi Francesco le ha scritte di propria mano su un foglietto che è conservato tuttora, soprattutto perché poi ne ha preso possesso Frate Leone. Frate Leone, cioè subito dopo la scrittura da parte di Francesco delle lodi a Dio Altissimo, ha chiesto a Francesco una sua benedizione scritta. Francesco l'ha scritta sull'altra facciata di quel foglietto di pergamena, detta cartula, e lì abbiamo dunque la benedizione a Frate Leone, che è una immagine famosissima, soprattutto perché la metà inferiore è tutta presa dal grande Signum Tau, dal Tau di Francesco. E quindi la mostra si riferisce sia alle stimmate, ma soprattutto a questa che è detta Cartula Assisiensis, la cartula di Assisi. E per cartula intendiamo un foglietto di pergamena. Bello anche il fatto che questa mostra fotografica sia anche un omaggio, un ricordo della storica Chiara Frugoni. Eccoci ritornati, Fra Giulio. Vuole aggiungere qualcosa? Vorrei chiederle fino a quando sarà possibile visitare questa mostra. La mostra è visitabile fino alla fine di novembre. E appunto attraverso questa mostra desideriamo far conoscere, aiutare a decifrare un po' quello che dice questa mostra di Francesco, perché ci parla della sua cultura, il fatto che ci fossero gli errori di ortografia, parla della sua spiritualità, appunto, no, del rapporto con il Signore, parla della sua tenera amicizia con Leone, no? E anche il titolo della mostra, questi incontri che lasciano il segno, vuole proprio giocare su questa realtà, no? Che l'incontro delle stimmate, l'incontro con il Serafino, ha lasciato il segno nella carne, ma anche l'amicizia, quando è autentica, lascia il segno nella vita, no? E quindi ecco un po' questo. A proposito di incontri che lasciano il segno, quindi ad Assisi, nel chiostro superiore di Sisto IV, fino appunto a novembre sarà possibile ammirare questa mostra fotografica, però avete iniziato ieri, proseguirete fino al 22 settembre, per noi data importante in quanto è il giorno che precede la festa liturgica del Santo di Pietrelcina, sono partiti i cortili di Francesco 2024. Avete avuto una presenza importante in apertura di questo corporalmente, questo è il tema dell'edizione scelta per quest'anno. Alessandro Baricco. Sì, proprio così. Informatissima, complimenti. sì, allora, ieri sera è venuto Alessandro Baricco, che ci ha offerto una lezione, un monologo sull'infinito, in cui ha connesso questo desiderio di Francesco, no, di andare sempre oltre, no, che lo ha portato dal piccolo mondo in cui lui si trovava, in cui lui era nato, nella bottega di suo padre, con tanti comfort, lo ha portato sempre da un lato al sogno della cavalleria e dopo all'incontro con Cristo e i fratelli, no? nella libertà del non possedere nulla di proprio. E poi è questo desiderio sempre di un oltre, no? Lui l'ha, come dire, l'ha abbinato ha un desiderio, cioè ha riconosciuto quel desiderio che tutti ci portiamo, che è stato particolarmente espresso in modo particolare da Leopardi nella celebre lirica, no? Sull'infinito, ecco. E quindi ha fatto questo accostamento molto bello, molto anche di per sé non scontato, no? Tra Francesco e Leopardi. Bene. Molto, molto bello. Allora, quindi appuntamenti immagino ce ne saranno anche altri nei prossimi giorni. Ce n'è un altro che ci vuole segnalare, Fra Giulio, sempre del cortile di Francesco. Allora, ce n'è uno, come dire, estetico, diciamo così, molto bello, si chiama il Requiem Universalis. C'è il sabato sera, qui sempre nella piazza di San Francesco, nel Prato, la Basilica, uno della band dei Maneskin, si chiama Andrea Di Cesare, farà una suonerà il violino su una base elettronica del Requiem di Mozart. Detto così è brutta come idea, ma in realtà è veramente affascinante. C'è non lo so dire diversamente, ecco, però è molto molto interessante. Quindi c'è una base elettronica del Requiem di Mozart, quindi col sintetizzatore, quindi estremamente moderno, e poi lui che dal vivo suona il violino, ispirato al Requiem. E poi ecco, faremo la lettura delle stimmate con Marcello Fonte,
che è un attore italiano che è abbastanza famoso, aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes, e altri interpreti che leggeranno appunto delle preghiere che fanno parte del Requiem di Mozart. E questa è la parte estetica, se volete, no? Sì. Questo è molto affascinante così. E poi sempre una cosa invece su Francesco, la mattina di sabato, questo sarà in diretta streaming sul nostro canale Cortile di Francesco, alle 11:30 facciamo l'analisi grafologica di Francesco a partire dalla cartula. C'è un confratello, si chiama Fermino Giacometti, che è grafologo, che insomma, si è reso disponibile di fare l'analisi grafologica di San Francesco, che è una cosa che non si fa di solito, quindi veramente vi invito, se possibile, a seguirci perché ci saranno tante sorprese, ecco. Che meraviglia. Allora, io vorrei ricordare il sito cortiledifrancesco.it, il francescanesimo e cultura, ricordando anche che siamo proprio nel pieno dell'ottavo centenario delle stimmate di San Francesco, che il santo di Assisi ricevette sul Monte della Verna il 1224. Fra Giulio, grazie di cuore per essere stato con noi. Torneremo magari a disturbarla, no? Per altri eventi, perché sa bene che questo legame che ci unisce ad Assisi è molto forte, quindi anche solo idealmente ogni tanto dobbiamo venire ad Assisi, quindi ce lo conceda. Benvenuti, Grazie. un saluto, grazie del vostro servizio che fa tanto bene a tante persone, davvero, grazie. Grazie di cuore, Fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di Assisi. Grazie, grazie ancora, buon cammino per questo mese di settembre ricco di appuntamenti. E allora ci fermiamo, di nuovo linea alla regia, oggi stiamo andando davvero a tamburo battente. A proposito di Assisi, non a caso, adesso poi glielo ricorderemo, chissà se ci stanno seguendo, ci collegheremo con due componenti della band Cantiere Kairos, è uscito da poco il loro nuovo singolo, Sono Speciale, e anche loro sono uniti ad Assisi e anche a San Giovanni Rotondo. Restate con noi.